Non, c'est... Je sais pas. Tu ne la contrarie pas, tu réponds oui. Non, 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 je l'ai dit. Assieds-toi, au contraire. Au contraire, j'ai fait le vrai homme. Hein. Buonasera e benvenuti ad ascoltare Mireille Corbier che ci parlerà del secondo sesso nell'antica Roma. Lo dico, forse inutile, lo dico per i giovani e chi non è sempre al corrente, il secondo sesso era un famosissimo libro di Simone de Beauvoir che ha un po' aperto la via alla seconda ondata di femminismo, un libro del 1949. Mireille Corbier è direttrice di ricerca emerito al Centre National de la Recherche Scientifique a Parigi, è una storica dell'antichità che lavora sul mondo romano e, se vi ricordate della scuola, vuol dire sull'intero Mediterraneo. E il suo periodo è dal III secolo avanti Cristo fino al IV-V secolo dopo Cristo. Devo dire che io che faccio storia contemporanea mi sento sempre un po' preso da questi storici che fanno dal terzo, che fanno 7-8 secoli. È come se uno si specializzasse dal Medioevo ai giorni nostri. Dunque sono pieno di ammirazione per questa disciplina. E ho ragione, dice lei, con modestia tipicamente parigina. Mireille è stata particolarmente ispirata dall'antropologia, che ha insegnato per 22 anni all'Università di Parigi, e oltre a questo ha avuto dei riconoscimenti importanti, è anche fellow del Gonville and Caius College dell'Università di Cambridge, del St. Hilda College dell'Università di Oxford e anche all'Università di San Paolo. Ha anche una specialità all'interno della storia romana, l'epigrafia greca e latina. Perciò da più di 10 anni è responsabile per la pubblicazione annuale di un grande strumento di lavoro, l'Annee Epigraphique, che fa conoscere le iscrizioni greche e latine relative al mondo romano, che siano inedite o aggiornate, commentate, e anche i lavori aggiornati e pubblicati in tutte le lingue accademiche. I suoi libri e articoli sono centinaia, gli articoli trattano dell'economia e della fiscalità nel mondo romano, le tasse, dello statuto dello scritto, della scrittura nella società romana, dell'alimentazione e particolarmente della famiglia e della parentela, sul quale sta scrivendo un libro, ed è appunto questo argomento che sarà il soggetto di questa sera. Passo dunque la parola a Mireille Corbier, parlerà in francese e chi non ancora non capisce questa bellissima lingua può adoperare. Grazie molto. Vi prego di scusarmi di parlare in francese, ma non ho avuto il tempo di preparare la traduzione in italiano e mi vergogno di improvvisare facendo tanti errori. Dunque adesso comincio in francese. Le deuxième sexe à Rome. On ne naît pas femme, on le devient. La formule fameuse de Simone de Beauvoir a-t-elle une portée universelle ? Si nous tournons notre regard vers la Rome antique et la civilisation romaine, nous sommes frappés d'emblée sur ce sujet, comme sur tant d'autres, par une proximité trompeuse par rapport à nous, des Romains d'il y a 2000 ans. Leur société nous est à la fois familière et étrangère, même sur le plan juridique, que nous croirions pourtant le plus proche de nous. En raison de la documentation disponible, mais aussi faute de temps, je centrerai ce soir mon observation sur les classes supérieures de la société et sur la famille impériale, les plus directement concernées par le titre qui m'avait été proposé initialement, « Le sexe et le pouvoir »,
et sur une période bien définie de 3 siècles, le 1er siècle avant Jésus-Christ et les 2 premiers siècles après Jésus-Christ. Je dois dire, pour commencer, que presque tout ce que nous savons sur les femmes romaines a été écrit par des hommes et à des titres divers. La parole des femmes, par elle-même, disons, si elle a pu s'exprimer, et elle a pu certainement, puisque Agrippine la mère avait écrit des mémoires, ne nous a pas été conservée. Or, la littérature latine est particulièrement misogyne, comme vous le savez. Les juristes romains justifient un certain nombre d'incapacités juridiques féminines et leur exclusion de l'activité politique par l'infirmitas sexus, la debolezza del loro sesso. Mais si la femme est clairement à Rome le deuxième sexe, c'est aussi parce qu'il lui manque le pouvoir majeur exercé par les hommes dans la famille, la patria potestas, nous le verrons. Je commencerai donc par une histoire vraie, vécue à Rome même, au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, par les membres de 4 grandes familles sénatoriales. L'histoire de Marcia, épouse de Caton, racontée en détail, d'un côté par Plutarque, dans sa biographie du célèbre stoïcien, de l'autre par le poète Lucain, stoïcien lui aussi, qui, quoique admirateur de Caton, laisse transparaître une certaine gêne devant le comportement de son modèle dans cette affaire peu banale. L'orateur Hortensius, le rival de Cicéron, se serait fait, d'après Plutarque, le théoricien occasionnel d'un partage des femmes, générateur d'alliances entre 3 hommes, le père, l'ex-mari et le nouveau mari, et non plus seulement entre 2, le père ou le frère d'un côté et le mari de l'autre. Désireux de n'être pas seulement l'ami et l'intime de Caton, dit Plutarque, mais de mêler en quelque sorte et d'unir par une alliance leur sang et toute leur famille, Hortensius demanda à Caton de lui donner sa fille Portia, mariée au sénateur Calpurnius Bibulus, comme un champ fertile pour y semer une descendance. Les paroles d'Hortensius aurait été que si Bibulus tenait absolument à sa femme, il la lui rendrait quand elle aurait enfanté et lui-même se trouverait plus étroitement lié à Bibulus et à Caton par la communauté des enfants. Ne pouvant pas obtenir de Caton sa fille Portia, déjà mariée, Hortensius lui demanda alors sa propre épouse, Marcia, et l'obtint. Caton aurait répondu en effet à Hortensius qu'il devait faire cette demande au père de Marcia, Marcius Philippus. Celui-ci, d'après Plutarque, refusa de fiancer sa fille à Hortensius de sa seule décision et exigea que Caton s'associe à lui pour la remettre. Marcia a-t-elle été consultée? Sans doute, mais nul ne le dit et n'éprouve le besoin de le préciser. Pour ajouter du piquant à l'histoire, les sources précisent que Marcia, 2 fois mère, était à nouveau enceinte de Caton. Il ne s'agissait pas de permettre à Hortensius de se donner une descendance, il en avait déjà une. Si Plutarque laisse entendre que le motif réel était l'amour d'Hortensius pour Marcia, du moins, la justification officielle est-elle l'alliance avec Caton et, secondairement, avec Marcius Philippus, père de Marcia. Et elle ne surprend pas. Plutarque omet de rappeler qu'Hortensius avait précédemment marié sa fille, Hortensia, au frère de Caton, ce qui avait créé entre eux une autre forme d'alliance. L'idée qu'avoir des enfants de la même femme qui a donc divorcé crée un lien entre 2 hommes réapparaît hors de tout contexte rhétorique et philosophique chez le commentateur de Cicéron, Asconius, comme si la parenté utérine de leurs enfants créait entre les pères, sinon un lien d'alliance, du moins une solidarité. L'histoire de Marcia ne s'arrête pas là. Une fois veuve d'Hortensius, beaucoup plus âgée qu'elle, peut-être 35 ans de plus, Marcia aurait, d'après le poète Lucain, supplié Caton, ça ne marche pas ? Il y a un problème avec la... Merde. Vous n'avez pas besoin de traduction. Simultané. Alors, une possibilité, c'est que le
Oh, quel désastre. Oh, comment est possible? Mais Dorera, on aurait médecin alors. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Mais ils n'ont jamais fait la traduction depuis ici? Ah bon? Il faut le traducteur vient ici. Mais comment on fait alors? Et il traduit directement du contexte, il ne lit pas. Oh. Et il traduit pas du quoi? Mais alors ça double. Et alors ça doublera. Ça fera une heure et demie. Bien, tu le fais en italien. Mais on ne connaît que toutes les paroles. Bah, provo alors. Bah. Scusate, c'è un problema con le cuffie e la traduzione simultanea. È una questione che dobbiamo risolvere in un modo o nell'altro e ho proposto a Mireille che con un certo atto di coraggio, sperando anche nella vostra comprensione, lei parlerà in italiano traducendo direttamente dal testo che ha davanti a lei, che è un testo in francese, e dice che ogni tanto mi chiederà parole. Io però di storia romana sono molti anni che... Il traduttore, perché non viene il traduttore, quello di professione? Così posso fare la domanda se mi manca una parola. Sì. Dunque, scusate... No. Talvolta le cose non funzionano. Allora, ricominciamo a capo. Dunque, spero che avete capito l'inizio, che è un po' strano, e che dunque Ortensio aveva chiesto a suo amico Catone di dargli in matrimonio sua moglie, la moglie di Catone, e che Catone non ha detto di no. Bene. Merci. Allora, finalmente ha risposto che Ortensio doveva fare la domanda al padre di Marzia. E dunque Marzia ha sposato Ortensio e la storia non si chiude lì. Una volta vedova d'Ortensio, che era molto più anziano di lei, Marzia avrebbe, secondo il poeta lucano, supplicato Catone di riprenderla a casa per allevare le figlie e da questo momento avrebbero vissuto insieme nella castità. Avversario politico di Catone, Giulio Cesare ne approfittava allora in un pamfletto per rimproverare a Catone di aver utilizzato sua moglie per arricchirsi, perché Marzia era tornata a lui ricca dopo aver ereditato del marito Ortensio. Questa storia si strana per noi, ma siamo rassicurati perché era strana anche per i contemporanei, era una conseguenza estrema delle regole del diritto romano relative al matrimonio e allo statuto della donna. Sposata sulla decisione del suo padre a Catone, più anziano di lei di circa 15 anni, e era la seconda moglie di Catone, Marzia restava sotto la patria potestas di Marzio Filippo, che teoricamente aveva il diritto di riprenderla e di sposarla con un altro. Un divorzio non poneva problemi per la guardia dei figli. I figli, che erano piccolissimi, di Marzia e Catone, sposati solo da 5 anni, erano la proprietà del loro padre e dovevano rimanere con lui a casa sua, allevati per delle schiave domestiche. Quanto al bambino che Marzia aspettava, se doveva nascere un giorno, sarebbe
portato il giorno stesso della nascita a casa del suo padre legale, Catone, e dato in affitto a una schiava nutrice, come si, questo si fu fatto, lo sappiamo, alla generazione seguente nel 38 prima del Cristo, per il bambino che Livia portava al momento del suo matrimonio con Augusto. Le cose erano chiare per tutti, la donna rimaneva sotto la patria potestas di suo padre senza mai passare sotto quella del suo marito, la sua vedovanza non cambierebbe nulla la situazione, e se perdeva suo padre lei diventerebbe indipendente senza acquistare per lei stessa una patria potestas riservata agli uomini. Dunque riprendiamo da capo la questione della divisione sessuale e della costruzione del genere, del gender, la nascita. Ecco la nascita a destra sul sarcofago di un bambino. A Roma, come oggi, un bambino nasce figlia o figlio secondo il sesso biologico constatato dall'ostetrica, la levatrice, alla nascita. L'identità sessuale del neonato non era prevedibile prima del parto, anche se alcuni genitori educati avevano potuto tentare di scegliere per la concezione un giorno e specialmente una posizione supposte favorevoli alla fabbricazione di un ragazzo. Ben perdu, non so, non c'era nessun... Tempo perso. Le conoscenze dei medici dell'epoca nel domani della riproduzione umana erano così deboli che valeva meglio, se uno voleva avere dei figli, non seguire i consigli dei medici. Per esempio, i migliori di loro, così Soranos di Efeso e Galiene di Pergamo, che esercitavano a Roma nel secondo secolo d.C., credevano che la donna è feconda solo all'inizio o alla fine delle sue regole. Questa credenza era fondata sull'idea che il sangue aveva un certo potere. Per quelli che l'hanno saputo, pochi penso, e quelli che l'hanno pensato, creduto e anche praticato, questo fu sicuramente un modo di contraccezione involontare, praticamente imparabile. Subito dopo il parto, quando la partoriente, seduta su una sede ostetricale, aiutata dall'ostetrica e sostenuta dalle servante schiave, senza la presenza di un uomo, le cure date al neonato sono le stesse per la figlia che per il figlio, anche se forse il padre, informato del sesso, poteva essere deluso, non lo sappiamo. Il neonato, legato a sua madre dal cordone ombelicale, era deposto a terra, poi messo dalla levatrice sui suoi piccoli piedi per controllare se si teneva ben dritto. Poi, sollevato da lei, ecco, si vede lì, dopo la cesura del cordone, è presentato alla madre. Dopo, il neonato riceve il suo primo bagno
dato da queste donne presenti sotto gli occhi della madre, poi viene rivestito. Poi era rivestito, sì. Il padre non è presente e non interviene né per un ragazzo né per una figlia, contrariamente a quello che si è raccontato dopo il Rinascimento. I moderni hanno attribuito al padre il gesto dell'obstetrix di sollevare il neonato per riconoscerli. Questo non ha mai esistito. Nell'arte romano la nascita di un bambino è rappresentata dalla scena del primo bagno del neonato. Se quando si tratta di un bambino come quello banale o di Achille o di Alessandro Magno o ancora del dio Dioniso. L'accettazione del bambino si fa in realtà dopo la nascita con l'ordine di darlo all'allettare che se uno seguiva i consigli dei medici doveva aspettare almeno 2 giorni, in contraddizione con i precetti dei pediatri adesso. Si aspettava una settimana per celebrare una festa familiare che associava la purificazione e l'imposizione del nome e che marca l'integrazione del bambino nella famiglia e nella società. E adesso che apparisce la prima distinzione di genere. Alla differenza della pratica attuale, la dichiarazione di nascita attestata sotto l'impero per i cittadini romani è distinta dall'imposizione del nome e ha luogo alcuni giorni dopo. Deve essere fatta per la figlia come per il ragazzo davanti ai magistrati responsabili nei 30 giorni che seguono il giorno della nominazione. La nominazione ha luogo per le femmine un giorno prima di quello dei maschi. Il giorno 7 per noi, 8 per i romani, secondo il loro modo di calcolare, includendo i 2 giorni estremi. E per i ragazzi ha luogo il nono giorno per i romani e per noi l'ottavo. Se una divinità che si chiama Nondina presideva alla cerimonia dei ragazzi, non conosciamo una divinità per la cerimonia delle ragazze, non c'è una divinità ottava. Alla differenza del battesimo cristiano, questa festa familiare, solemnitas, si faceva in un periodo fissato dalla tradizione. Non c'era nessun motivo di avanzarla. Il bambino che non ha sopravvissuto alla sua prima settimana non ha nessuna esistenza legale. Questo lasso di tempo ritenuto per dare il nome alle ragazze diverso e ai ragazzi ha suscitato la curiosità di Plutarco, che ha tentato di proporre diverse spiegazioni che sembravano razionali. La prima, la priorità data alle figlie si spiegherebbe del fatto che l'elemento femminile sarebbe arrivato ad avere una perfezione più velocemente rispetto al maschio. Bello. Seconda spiegazione, io la provo. Se si sceglie per i ragazzi e le ragazze
dei giorni posteriori al settimo, forse sarebbe perché il settimo giorno è pericoloso per i neonati e anche del fatto che il cordone ombelicale cade spesso questo giorno. Terza spiegazione di Plutarco. Plutarco, con un riferimento esplicito alla dottrina pitagorisiana, Plutarco pensa alla possibilità di identificare le père, c'est le père, le père la femmina. Dunque, il giorno pari per la femmina. Ecco, il giorno pari per la femmina, 8, che è il primo cubo di 2, e il giorno impare per il maschio, perché 9, nondina, è il primo carré. Il quadrato di tre. Questi due numeri, 2 e 3, sono legati anche da Plutarco ai due nomi o tre nomi, due nomi per le femmine e tre nomi per i maschi, che della sua epoca, perché le femmine non ricevavano un prenome. Dopo la caduta del cordone ombelicale, precisa Plutarco, il bambino rassomiglia più a una pianta che a un essere umano. Alla differenza anche dei ragazzi, che avevano una festa familiare e anche una deambulazione sul foro con gli uomini della famiglia e gli amici, il giorno attorno ai 16 anni, per dimostrare, per festeggiare l'ingresso nell'età adulta con la presa della toga virile, le figlie, le femmine, non hanno diritto ad alcun'altra solennità prima del matrimonio. Il matrimonio è l'unico futuro per le figlie che da questo giorno diventeranno delle matrone. Matrona è la donna sposata di buona fama. In una lettera a Marco Aurelio Frontone, chiede a suo allieve di salutare sue figlie, che Frontone chiama, per ridere, piccole matrone. Queste figlie avevano allora 3 o 5 anni. A Roma il celibato non è immaginabile per le figlie di buona famiglia. Se si fa eccezione delle vestali, le sacerdotesse che dovevano trattenere il fuoco sacro di Vesta, ma eravano solo 6 e entravano in funzione tra 6 e 10 anni, non ritornavano alla vita civile, se posso dire, che dopo 30 anni di servizio. Infatti dobbiamo considerare noi il matrimonio delle figlie come un sostituto alla carriera dei ragazzi. È così che i padri lo trattavano. Nelle buone famiglie le figlie sono sposate verso l'età di 15-16 anni, talvolta più presto, notalmente nella famiglia imperiale, l'età legale minimum essendo 12 anni. All'età dove loro fratelli prendono la toga virile, sono sposate, sono date in matrimonio a degli uomini di 7 o 8 anni più anziani nel caso dei primi matrimoni. Le figlie ricevevano talvolta, come i loro fratelli e con loro a casa, una educazione eccellente data da precettori, ma necessariamente chiusa dal matrimonio. Plinio il Giovane
era contento, si diceva contento, di fare lui stesso l'educazione della sua giovanissima moglie. Le figlie non studiavano la retorica, inutile per loro, che non avevano accesso né a una carriera politica né a una carriera di avvocato, e studiavano raramente la filosofia, che questo studio veniva per i ragazzi più tardi. Ma ci sono delle eccezioni in alcune famiglie particolari. Hortensia, la figlia dell'oratore Hortensio, è conosciuta per le sue qualità oratorie, che ha manifestato nelle proteste di Matrone che lei ha condotte a Roma contro i triumviri. Quanto a Porcia, la figlia di Catone, la sposa di Bibulo, era impregnata delle convinzioni stoiche di suo padre e di suo cugino Brutto, che diventata, non so, vedova, ha sposato in seconde nozze. Verso la stessa epoca, la metà del primo secolo avanti, la corrispondenza di Cicerone rivela in lui un padre e un zio paterno molto attento all'educazione di suo figlio Marco, di suo nipote Quinto, che manda ad Atene per completare il loro bilinguismo latino e greco e per acquistare delle conoscenze filosofiche. Cicerone si mostra anche molto attento con i matrimoni successivi, sono stati tre, di sua carissima figlia Tullia. Perché le donne di condizione alta si sposano spesso diverse volte. Se la virginità è un dono necessario a fare al primo marito, la presenza di bambini di un matrimonio precedente e anche in alcuni casi celebri, Marzia, l'abbiamo visto, Octavia, sorella di Augusto, vedova di Claudio Marcello, Livia, la seconda sposa di Augusto, una gravidanza imputabile al marito precedente non scoraggiava i pretendenti a un nuovo matrimonio. Questo è un rapporto al corpo femminile che è un po' sorprendente per noi. Non c'è nessun problema per l'attribuzione del bambino a nascere, era la proprietà di suo padre. Sappiamo bene che Druso, il figlio di Livia, nato 3 mesi dopo il matrimonio di sua madre con Augusto, è stato portato al suo padre legittimo, Claudio Nerone. E Catone e Nerone hanno assistito al matrimonio della loro sposa incinta. Gli autori lo dicono espressamente, forse perché per loro non era così naturale come per noi. Vorrei sottolineare l'originalità del matrimonio romano. Anche se il matrimonio è l'avvenire per eccellenza delle donne, l'esistenza del divorzio è centrale, raramente deciso dalla sposa, che poteva anche farlo, ma più spesso dal marito e talvolta dal suo padre, i bambini rimanendo la proprietà del loro padre giuridico. Aggiungerò che il matrimonio, come tutte le altre tappe della vita, rilevano della sola decisione delle famiglie. Le leggi di Augusto sull'adulterio o contro il celibato degli uomini sono una novità e un'eccezione. Diventata uxor, sposa del suo marito, la donna è dotata di un statuto personale di matrona che la protegge contro le aggressioni.
ma alla differenza, d'altre epoche e altre società, è protetta anche contro suo marito lui stesso dalla forma giuridica del suo matrimonio e dalla sua posizione al confronto dei suoi beni. E dunque adesso devo fare un po', parlare un po' di diritto, anche se è noioso, ma è necessario. Se la donna è chiaramente a Roma il secondo sesso, è che lui manca il potere maggiore esercito dagli uomini nella famiglia, la patria potestà che esercitano sui loro figli legittimi. Questo potere appartiene al più anziano degli ascendenti maschi sui figli, sulle figlie e sui figli dei figli. Questo pater familias può non essere il padre, ma il nonno, se è ancora in vita. Il pater familias ha solo autorità sui figli e i nipoti in linea maschile, decide solo del loro matrimonio o divorzio eventuale e ha solo il dominio sul patrimonio familiare. Un figlio di famiglia, anche cresciuto, anche sposato, non è proprietario di niente, può solo fruire il peculium che suo padre lui ha concesso, e i suoi schiavi sono anche la proprietà di suo padre, che solo ha il diritto di affrancarli, liberarli. Alla morte del pater familias, ognuno dei figli diviene pater familias al suo turno con gli stessi diritti. Le femmine anche loro diventano indipendenti, ma non esercitano la patria potestà sui loro figli, e dunque non sono all'origine di una nuova famiglia, una nuova lignée. Sono, dicono i giuristi, caput et finis della loro propria famiglia. I bambini e i loro figli sono quelli dei mariti. Un'altra inferiorità importante: le donne non possono adottare, perché l'adozione è legata alla sottomissione di un ragazzo alla patria potestà di un uomo diverso dal suo genitore. Nella società romana solo gli uomini adottano, e adottano dei ragazzi per assicurare la continuità della loro famiglia e non delle figlie. La sposa del padre adottivo non diviene la madre del figlio adottivo, anche se non potrà, il figlio adottivo non potrà sposarla se per caso diviene vedova. Un dettaglio interessante: un uomo può adottare anche se non è sposato. Nel matrimonio romano, la donna, no, a questa epoca, no, non nelle epoche della Roma delle origini, a questa epoca la donna non entra nella famiglia di suo marito. Adesso la sposa reside, vive a casa di suo marito e anche madre, rimane membro della famiglia di suo padre e è sottomessa, come le dicevo, alla forza del padre, insomma, al potere del padre. Patria potestas. A sua morte, divenuta autonoma sui iuris e proprietaria dei suoi beni, la sua parte di eredità, e anche se ha bisogno di un tutore legale per rappresentarla nelle sue attività economiche e di fronte alla giustizia, sembra gestire il suo patrimonio secondo la sua volontà,
come lo dimostra per esempio il caso di Terenzia, la sposa di Cicerone, dove i dettagli sono ben conosciuti dalla corrispondenza del suo marito. La vera indipendenza della moglie a Roma non coincide come nel Medioevo aveva preparato qualcosa per fare una comparazione, ma non abbiamo il tempo. Non coincide con la morte del marito, con il fatto di essere vedova, ma essere liberata alla volta dal pater familias e dal marito poteva presentare un vantaggio. Lo vedremo con il caso di Agrippina. Questi quadri giuridici sono a confrontare con la realtà o con i documenti che permettono di conoscerla in modo diretto o indiretto, anche se tutti questi documenti sono anche loro codificati come gli stessi giuridici stessi. Le stelle funerari esaltano la famiglia nucleare, il padre, la madre, i bambini e anche i sentimenti che li uniscono e le virtù idealizzate degli sposi. Ma qui vediamo quella lì e l'altra. E questi monumenti funerari, infatti, non sono quelli dell'alta società, che non usava questo tipo di monumento funerario, ma sono dei monumenti di famiglie di liberti. Per l'alta società abbiamo la rappresentazione di tutto un gruppo familiare nel basso rilievo della Rapacis, l'altare della pace a Roma. Qui sopra vedete tutta un corteggio con la Domus Augusta, la famiglia di Augusto. Qui al centro, qui è Agrippa, il genero, e poi al centro una signora che è vestita come una matrona, che può essere Olivia, la moglie di Augusto, o Giulia, sua figlia, tra suo primo marito Agrippa e il secondo Tiberio, questo non si sa. E giù il piccolo Gaio, ne parlerò dopo. Dunque tutta la famiglia di Augusto è rappresentata così. Questo è un documento unico. Le leggi auguste di Augusto, che contro il celibato dei maschi e l'adulterio, richiamano che il matrimonio non è l'avvenire, lo scopo, né lo scopo della carriera di un uomo, che può ritardare il matrimonio o anche evitare di sposarsi. Non ha nessun obbligo morale di sposarsi giovane per garantire la discendenza del nome e può anche pensare di adottare, non fare figli lui stesso. Per l'adulterio le leggi dimostrano a contrario che esiste anche se la legge lo vieta per le donne e anche per gli uomini, ma c'è una differenza. Gli uomini non fanno nessun delitto, non si può rimproverare un uomo se lui trattiene una relazione con una signora di statuto inferiore, una schiava, una liberta o una prostituta. Le informazioni che possiamo avere sulle differenze d'età al matrimonio mostrano anche una forte disparità tra le donne e gli uomini. Uomini anziani sposano delle ragazze, delle donne molto giovani. Per le signore anziane che vorrebbero sposare degli uomini giovani, la società è molto più severa. Questo lo sappiamo da Apuleio, perché lui, Apuleio, il retore africano,
ha raccontato lui stesso suo matrimonio con Emilia Pudentilla, una ricca vedova appartenente all'elite Doea, oggi Tripoli, in Libia. Apuleio, che aveva allora appena 30 anni, ha sposato una vedova ricca che aveva più di 10 anni di più di lui, la madre di un compagno che aveva conosciuto ad Atene, e ha conosciuto la madre all'occasione di un viaggio che voleva fare da Madora in Tunisia, la sua patria, verso l'Egitto, ma non è mai andato in Egitto, si è fermato a Tripoli. Già per il matrimonio la coppia Apuleio e Pudentilla ha dovuto andare a ritirarsi in campagna per evitare forse il charivari che i giovani uomini di Oea potevano riservare a questo venuto da fuori che prendeva la più ricca vedova del luogo. Dopo, Apuleio è stato accusato dalla famiglia di sua moglie di averla seduta con la magia e ha dovuto difendersi davanti il proconsole d'Africa. È così che abbiamo tutta la storia raccontata da lui stesso. L'organizzazione della vita sessuale è anche lei molto differente per gli uomini e per le donne. Per gli uomini, spesso bisessuati, si direbbe, soffrono delle disponibilità importanti tra gli schiavi, ragazzi e ragazze, le liberte, le prostitute. L'omosessualità è perfettamente accettata se è praticata con un adolescente, un uomo giovane di statuto inferiore. L'imperatore Adriano aveva apertamente un amante, un giovane amante, Antinous, ne ha anche fatto il modello del canone artistico della bellezza maschile. Niente di tale per le donne, e precisamente è il contrario. Tuttavia, la vita sessuale non era rifiutata alle donne. I medici pensavano che era necessaria alla loro salute. Apuleio dà anche questo motivo per il secondo matrimonio di Pudentilla, perché Pudentilla era minacciata dalla soffocazione uterina di fatto del suo lungo vedovanza, della sua lunga vedovanza. La sessualità non è un peccato neanche, e nessun favore è riconosciuto a questa epoca, all'epoca di cui si tratta, all'astinenza o alla castità. Il pudor e la castità, vertù femminili per eccellenza, sono infatti una riserva nel comportamento. Quando uno legge le elegie erotiche latine, si può eventualmente indovinare che una signora per bene non faceva l'amore con la lampada con la luce accesa, grazie. Quando il filosofo Seneca dice che uno non deve amare sua moglie come un amante, lui esprime la sua convinzione di stoico che l'uomo, anche lui, deve sempre rimanere maestro di sé. La storia Augusta, che è uno scritto della fine del IV secolo dopo, attribuisce a Lucio Vero, il fratello e di Marco Aurelio e imperatore con lui, al quale sua moglie rimproverava, non so, le sue infedeltà, questa risposta insolente: epus uxor non è il nome di una dignità, non è una promessa di voluttà.
L'amore coniugale esiste perciò anche a Roma. Quando Brutus, dopo la morte di Cesare e sua sposa e cugina Porcia, ci sono lasciati, questi ultimi momenti sono paragonati a quelli di Ettore e di Andromaca. Anche se il divorzio è possibile e le seconde nozze autorizzate per le vedove o le donne divorziate come per gli uomini, c'è un pregiudizio favorevole per la donna che ha conosciuto un uomo solo e per chi il latino ha inventato una parola, univira, la sposa di un solo marito, un elogio che si legge spesso nell'epitafio di una donna, niente di simile per un marito. Un'altra inequalità, un'ineguaglianza ancora, gli usi sociali romani erano molto più indulgenti verso il matrimonio degli uomini con delle donne di statuto inferiore a loro, delle liberte, che al matrimonio delle donne di alto rango con dei liberti. Questo era assolutamente disgustoso. La donna dunque non è mai integrata alla famiglia e alla casa del suo marito e non prende il suo nome. Anche in caso di se è stata presa in delitto d'adulterio sul posto, se è solo il padre, non il marito, che ha diritto di punirla e eventualmente di metterla a morte. Il marito non ha mai questo diritto. Infatti non si può trovare nessun testimonio di un incidente di questo genere a Roma. Il divorzio è più facile a praticare che l'omicidio. L'omicidio, bello. Che sarebbe non omicidio perché una donna non è una parola per le donne. Dunque, con l'omicidio della moglie. Non bisogna nessuna autorizzazione di un'autorità qualunque. Augusto, per esempio, ha mandato lui stesso a sua figlia Giulia la notificazione del divorzio con suo genero Tiberio, che lui Tiberio lo ha saputo dopo, e ha relegato sua figlia in un'isola per punirla di avere degli amanti. Infatti, in questo caso, il rango molto elevato degli amanti poteva fare anche pensare a un'intenzione politica, a un complotto. Cioè, attorno ai figli legittimi di sua figlia con Agrippa, sono adottati da lui, ha voluto costruire la sua successione. Qui avete questo piccolo qui, e precisamente Gaio, il nipote adottato. La vedova ricca potrà trovarsi un marito contento di essere trattenuto da lei come Apuleio. Lei conserva i suoi beni, le gestisce per se stessa senza mai dare una parte al marito. Infatti il matrimonio romano non conosce la comunità dei beni tra sposi, è anche vietato farlo. E questo, la maestranza, la libertà della donna a gestire i suoi beni, che facilità il divorzio e anche il fatto che sua dote sia solo prestata alla gestione del marito, che deve conservarla intatta finché potrà, per poter renderla in caso di divorzio,
per permettere a sua moglie di risposarsi, come lo precisano i giuristi. La donna conserva anche la scelta di trasmettere i suoi beni propri con la facoltà che è sua di redigere, di scrivere un testamento, e può fare diverse cose. Per esempio, può decidere di deseritare. Allora può decidere di privare dell'eredità, quindi di diseredare. Sì, diseredare un figlio o una figlia che non è stato gentile con la madre. Può anche costringere nel suo testamento il marito o ex marito a emancipare il figlio, sarà la condizione per sarà la condizione della trasmissione della sua eredità, altrimenti se il figlio rimane sotto la patria potestas del padre, sarà il padre a ereditare. Ci sono ancora altri casi, per esempio sappiamo da un rescritto di Caracalla all'inizio del secondo secolo dopo, emesso rispondendo a una richiesta di una certa Cassia, sappiamo che Cassia non aveva riempito la condizione messa da sua madre di sposare suo primo cugino dal lato della madre per ereditare della madre, era la condizione, e allora l'erede sostituto dalla madre voleva entrare in possessione dell'eredità. L'imperatore stima che questo progetto di matrimonio della madre era perfettamente degno di approvazione e che dunque Cassia, che non ha riempito la condizione messa dalla madre, deve perdere la sua richiesta e non ricevere l'erede materna. Con tutti questi esempi si vede che le donne romane, quando possiedono dei beni, quando sono ricche, non sono prive di diritti reali. E come gli uomini, le donne ricche, vecchie e senza figli vivi, perché possono essere morti piccolini, sono corteggiati dai cattatori di testamenti. Ma cosa posso dire della loro vita e della loro sessualità in un contesto dove sesso e genere tendono a confondersi e dove il loro destino sembra fissato dalla nascita? Nel matrimonio, dove la procreazione di figli legittimi è precisamente il motivo principale, l'avvenire, il futuro della donna e la maternità, e così abbiamo cominciato la relazione con il parto. E anche l'altro futuro della donna è l'educazione dei suoi figli. Anche l'educazione dei figli alle vertù maschili, se la donna è vedova e se i figli non hanno più il loro padre. È così che Cornelia, madre dei Gracchi, è l'ideal tipo della madre educatrice. Nel secolo avanti Cristo avevano offerto a alcune grandi signore, grandi dame della società, occasione di occuparsi di politica. Così Fulvia, la moglie di Antonio. Il cambiamento di regime con l'inizio del regime imperiale ha permesso nuovi ruoli al femminile, quello dell'imperatrice e di principessa, anche se queste parole devono essere messe tra virgolette perché non c'è uno statuto ufficiale di imperatrice o di principessa, è uno statuto di fatto.
Augusto e Livia, sposati durante 52 anni, che è un record che per l'epoca, e anche non era per l'uno come per l'altro un secondo matrimonio. Questi due, Augusto e Livia, hanno diffuso nell'impero intero l'immagine di una coppia imperiale che è stata imitata dai loro successori, particolarmente Claudio, ha diffuso dappertutto la sua immagine con la moglie, prima Messalina, poi Agrippina. Per legittimare i successori designati, perché non c'era nessuna regola di successione nell'impero, Augusto ha dato una vera visibilità alle donne della famiglia imperiale. Le abbiamo viste lì. Questo. Eccole qua. E questo si capisce. Nella prima famiglia imperiale, quella di Augusto, tutti gli uomini che esercitano il potere dopo Augusto, infatti, occupano questa posizione in ragione e per motivo della sua parentela con Augusto, parentela che devono a una donna, a loro madre che era la sposa, la sorella o una discendente di Augusto. Questi comportamenti di coppia sono stati imitati dalle élite provinciali e questa anche è una novità. A partire dall'inizio del regno di Augusto, ritratti ufficiali dei prossimi parenti dell'imperatore, sua moglie, i suoi figli, sono stati mandati da Roma fino in fondo delle province romane. La pettinatura delle donne della famiglia imperiale ha ispirato la moda femminile per secoli. I ritratti di donne, di notabili di provincia, trovate nelle province le più remote dell'impero, possono oggi essere datate di un regno o di un altro dalla pettinatura della statua. La famiglia imperiale ha favorito anche l'emergenza di alcune donne di potere. Livia, per esempio, la moglie di Augusto, è conosciuta per la sua abilità a manipolare il marito. Suo nipote Caligula diceva che era un Ulisse travestito in donna. Agrippina Maggiore, quella lì, eccola qua. Agrippina Maggiore, la nipote di Augusto, molto fiera del suo sangue celeste, come diceva lei, è stata un modello di matrona romana. Ha dato 9 figli al suo marito Germanico e anche una donna energica. Non sembra molto facile come persona, si vede sul viso. Quando suo marito Germanico comandava a Colonia, l'esercito romano di Germania, è successo un grave incidente. I soldati romani, legionari, passati al di là del Reno, sono stati sconfitti dai Germani e i sopravvissuti tornarono di corsa indietro. All'ingresso del ponte sul Reno, il marito, il comandante, non era presente a Colonia. Agrippina si è sostituita, è venuta con le sue schiave a aspettare i soldati in fuga, incoraggiandoli, dando a loro acqua e curando i feriti.
Quando l'imperatore Tiberio a Roma l'ha saputo, lui fu molto arrabbiato di questo comportamento poco femminile. Il posto di una donna non è con i soldati. La carriera matrimoniale di sua figlia, Agrippina, la giovane Agrippina minore, è esemplare. Sposata a 13 anni dall'imperatore Tiberio, suo nonno paterno, suo pater familias, suo padre germanico essendo morto. Sposata al suo cugino Domizio Aenobarbo, ha avuto un figlio, Nerone, un solo figlio, 10 anni dopo il matrimonio. Vedova, quando Nerone aveva 3 anni, ha fatto tutto per aiutare suo figlio a salire al potere. Non direi al trono, perché non c'era un trono a Roma, ma diventare imperatore. Ha scelto lei sola i suoi mariti successivi. Primo ha rapito alla sua cognata Domizia, la sorella del marito, suo ricchissimo e vecchio marito, e così Agrippina ha assicurato al figlio un patrimonio enorme. Il secondo marito, non avendo figli, aveva scelto Nerone come erede. Vedova per la seconda volta, ha approfittato del fatto che suo zio, fratello del padre, l'imperatore Claudio, era rimasto senza moglie dopo la morte di Messalina, per sedurlo e farsi sposare. Il Senato ha allora dovuto cambiare la legge con un decreto autorizzando per adesso e per il futuro il matrimonio di una nipote con lo zio paterno, matrimonio considerato fino allora come incestuoso. Moglie di Claudio, Agrippina ha organizzato il fidanzamento di suo figlio con la figlia di Claudio e Messalina, poi è riuscita a convincere Claudio, che aveva già un figlio, come lo sapete bene, un figlio di Messalina, Germanico, l'ha convinto di adottare Nerone. Alla morte di Claudio, forse avvelenato, ha fatto presentare Nerone, 17enne, ai pretoriani, che l'hanno acclamato imperatore, e alcuni mesi dopo Germanico è stato assassinato. Come sua madre, Agrippina Maggiore, Agrippina Minore, Agrippina Giovane, era una donna molto forte, come si direbbe oggi. Dobbiamo ricordare che, precipitata in piena mare, per seguito di un stratagemma che era destinato a annegarla, è ritornata sola, nuotando alla costa. Finalmente è stata trattata come un uomo perché suo figlio l'ha fatta assassinare. Spesso le donne erano solo relegate in un'isola per essere punite, come Giulia, per esempio. C'è un'altra esecuzione, che precisamente Messalina. Messalina aveva un po', era andata esagerato. Aveva molto esagerata, era andata molto lontano, organizzando una grande festa di matrimonio di lei con suo amante Silio, essendo sposata con l'imperatore, al punto che Claudio, poverino, si chiedeva se lui era ancora imperatore, e lo chiedeva ai suoi liberti, e loro, questi liberti, senza aver ricevuto l'ordine dell'imperatore, hanno deciso di far morire Messalina, così la questione era risolta.
Agrippina di sicuro non avrebbe sottoscritto all'opinione dei giuristi romani sull'infirmitas sexus, la debolezza femminile che spiega tutte le incapacità. L'istoriografia romana, che è scritta solo dai maschi, ha condannato unanimemente il suo comportamento, e gli autori nell'antichità hanno raccontato una serie di aneddoti che piaceva a loro. Per esempio, hanno raccontato che all'ingresso, quando Agrippina, entrando nella sala del consiglio del principe, il giovane imperatore Nerone, consigliato dal suo maestro Seneca, che gli ha detto di farlo, l'imperatore si è precipitato per accogliere sua madre, per guidarla nella sala e farla sedere accanto a lui, perché si pensava che probabilmente della sua propria decisione sarebbe andata da sola a sedersi sulla sedia curule dell'imperatore. All'età adulta, liberata di tutta autorità maschile, Agrippina dunque, se noi analizziamo il suo comportamento, Agrippina si è comportata infatti come un capo di famiglia, uno statuto che il diritto romano non autorizzava per lei, un capo di famiglia desideroso di praticare una politica di lignaggio in favore del figlio, e ha usato per farlo del suo rango eccezionale di, come si dice, pronipote di Augusto, e della sola strategia permessa a una donna i matrimoni successivi, una carriera femminile eccezionale. Bene, scusatemi dell'italiano un po'. Grazie Mireille per una presentazione affascinante della famiglia e del mondo romano, con un italiano delizioso e, se posso permettermi, molto sexy. Ça marche très bien. Brava, no?